illuminarvi, a voi che siete insomma per la maggior parte già illuminati ed esperti, su che cos'è il movimento della transizione. E ci proverà una pillola di 5 minuti. Allora, secondo me la transizione è un processo inarrestabile, dentro cui bene o male ci siamo, consapevolmente o inconsapevolmente, ma delle cose stanno sicuramente accadendo. La transizione è partita ragionando sui due concetti che sono molto importanti e forti ed è impossibile spiegarli qua, ma sono il concetto che piccolo petrolio che permea tutta la nostra vita, dai vestiti alle macchine, a tutte le nostre azioni, ai viaggi, a qualsiasi cosa è stato raggiunto e siamo in una fase comunque discendente di utilizzo di questa preziosissima risorsa che bene o male da una serie di decenni a questa parte ha veramente condizionato tutta la nostra esistenza. Ecco che questo fenomeno, questo fattore, in qualche modo ci deve iniziare a porre delle riflessioni su come nell'era post-petrolio dovremmo iniziare a vivere, a ragionare, a pensare, a creare questo nuovo mondo. L'altro concetto è quello della permacultura, che andare a spiegare che cos'è la permacultura, ragazzi, è veramente complicato e complesso. Comunque penso che si può riassumere, poi sgridatemi, come un... penso un luogo, permacultura è un modo di vivere in connessione con il pianeta, con il territorio, in modo da rendere le risorse sia umane che diciamo fossili o territoriali nel modo più ottimale possibile, in modo che comunque si riproducano, continuano ad essere a disposizione dell'umanità e delle persone che utilizzano questo territorio, poi ci sono manuali e situazioni. La transizione penso sia anche una situazione che si adatta e in modo magmatico arriva nei territori e nelle località adattandosi alle situazioni che in qualche modo trova e le persone che diventano connettori di questa transizione. È nato a Totnes in Inghilterra, si è diffusa con nodi territoriali in tutto il mondo e credo che non ci sia un nodo che ha la stessa dinamica uguale all'altra. Perché? Perché comunque le persone, noi con il nostro essere, il nostro modo di fare e di connetterci, le nostre esperienze, portiamo valore aggiunto dentro anche la transizione. Ed ecco che la transizione diventa un luogo in cui la connessione tra persone può portare a creare progettualità, amicizie, imprese, voglia di collaborare, di stare insieme, ma sempre in un'ottica ragioniamo in modo che comunque questo mondo cambierà, ragioniamo in un'ottica, utilizziamo le risorse che abbiamo e i contatti, le amicizie che abbiamo, mettendoci in una predisposizione d'animo di tensioni, io dico, verso la felicità, perché comunque credo che lo stare a questo mondo sia un grandissimo dono e poter stare a questo mondo creando delle connessioni empatiche di valore con le persone che ci sono vicine e ci sono accanto. Quindi ecco che la transizione proprio lavora sui territori, nel concetto anche di vicinanza, di relazione, di mutuo aiuto. Ci può portare anche a questo ideale, no? Troppo spesso siamo così assorbiti da tutte le nostre quotidianità, da tutte le nostre problematiche che ci dimentichiamo un concetto chiave che è quello della felicità, che poi ci porta anche a celebrare, perché la transizione credo che sia anche un luogo e un momento di questa storia specifica di quest'epoca che ci deve portare in più verso la celebrazione dello stare a questo mondo, la celebrazione di momenti interessanti e importanti della nostra singola vita, della vita collettiva. E volevo semplicemente chiudere dicendo che leggendo un libricino sulla comunicazione non violenta, proprio alla fine di questo libro mi è rimasta moltissimo impressa una frase, un concetto che volevo condividere con voi stasera, che è quello del passaggio dalla spiritualità, diciamo dal benessere spirituale individuale verso un benessere spirituale trasformativo, cioè che ci porta a essere figure, che persone che cercano di stare meglio con se stessi, con la propria collettività, in transizione, ma che utilizzano questo cercare di stare bene, questo cercare di evolversi verso una spiritualità e un benessere mente-corpo in un'ottica anche di
di azione e di automutuo aiuto nei confronti della società. Ecco, quindi diciamo la transizione per me può essere anche questo passaggio dalla società che valorizza e coltiva l'individuo ad una società che si muove in un modo collettivo, anche ripensando proprio le proprie risorse spirituali. E questa cosa è bellissima se ci pensiamo. Se passiamo tantissimo tempo a essere molto centrati su noi stessi e se riuscissimo e imparassimo a mettere delle energie per concentrare questa centratura anche nel benessere, nella felicità collettiva, forse tutti insieme potremmo fare miracoli. Io non so se ho detto una serie di bagianate incredibili, ma adesso la palla al mio compare di The Economy, che è... Ah no, Paolo, compare di The Economy collettivo, ho chiuso bene col collettivo per arrivare a bomba su...